Eccoci di qua, ancora qua, siamo in compagnia con Fabio Alberti direttamente dagli studi di Radio Budrio per il nostro classico ormai consueto appuntamento musicale. Ciao Fabio. Ciao a tutti e penso che anche quelli che ci stanno seguendo dicono ancora qua, come dire, Ancora ma qua. siete ancora, ma dopo tanto tempo, ma ci siete ancora? Sai che Effettivamente, penso che boh. sia il 1450esimo video, forse, non lo so, devo andare a memoria, ma comunque l'altro giorno abbiamo pubblicato, il signor YouTube non si è fatto ancora sentire, quindi Sì. siamo lisci e Sì, perché possiamo andare a continuare. abbiamo paura che ci chiedano qualcosa a un certo No, punto, anche perché se siamo così solo tanti. chiedono un euro a video, bisogna correre subito a trovare degli altri sponsor. Anzi, se volete supportarci e sopportarci ancora, noi siamo qua, insomma, dai. No, come nei videogiochi di una volta, a che vita, a che punti siamo arrivati? Perché 1400 e qualcosa, non lo so. Sì, Siamo alla terza vita, forse, non è? ormai guarda. Però finché quando abbiamo la passione di continuare a fare le cose, le facciamo sempre con divertimento. Non può essere definito un lavoro, ma insomma, alla fine dei conti, però è quello per portare un po' di informazione in più, in questo caso a livello musicale, con te che comunque sei un esperto del genere. Beh, allora, stasera facciamo una puntata molto americana-statunitense, diciamo, perché la protagonista è forse una delle protagoniste, se non la protagonista più chiacchierata a livello musicale del momento, perché è uscito un album che era attesissimo, e dopo spiego anche il perché, perché questo album è stato lanciato da una canzone che è tuttora poi la più ascoltata al mondo, ma dopo poi vi parlo, visto che appunto abbiamo da affrontare il tema musicale proprio partendo proprio da lì, dagli Stati Uniti. Io direi di partire invece con la classifica, così facciamo un piccolo quadro invece di quello che sta succedendo in Italia, e cioè nulla, nel senso che è tutto stabilissimo. Cosa sta succedendo in Italia? Nulla. Praticamente cos'è? La stessa classifica della settimana scorsa? Più o meno, a parte qualche piccolissimo cambiamento, quindi è rientrato Tananai ed è uscita Elodie, praticamente, ma le posizioni sono quasi identiche e quindi c'è una conferma, quindi alla facciaccia nostra, capitolo 3 di Ultimo, che di nuovo svetta negli album, Lazza che come vedi nei singoli con Cenere è naturalmente numero uno, come anche degli album è confermato, poi come vedi Mr. Rain, Mengoni. Il giovane produttore di cui ti ho parlato l'altra volta, appunto, che è quarto, Finesse, e poi appunto Tananai. Quindi vedi che alla fine la A composizione è rimasta proposito su quella. Tananai, che io non so per quale motivo l'algoritmo di Facebook me lo propone tutte le volte in tutte le salse, l'ultima l'ho vista addirittura che era a Roma, che c'era una ragazzina che cantava la sua canzone e lui si è Guarda. unito a cantarla, però gli è scappato che non si ricordava l'attacco. No, io penso che Tananai abbia dietro qualcuno che lo segue molto bene, oltre a un ottimo ufficio stampa, anche a livello web, cioè si sta giocando le carte, ma proprio al 120%, no? Prima la storia del tassista che non l'aveva riconosciuto, che però stava ascoltando la sua canzone, e tutto che viene ripreso in tempo reale, incredibilmente, quindi noi non siamo maliziosi, però. Però devo dire che dobbiamo fare complimenti, No, ma diciamo, ci sta, che il alla tassista non lo comunicazione. riconosca, il tassista che non lo riconosca ci sta, dai, insomma, alla fine non è No, famoso come però Gianni Morandi, ma la insomma. situazione che stava andando il pezzo di Tananai, e lui che chiedeva al tassista cosa ne pensasse della canzone, lui gradiva, però non conosceva Tananai, cioè Sì. è stata quella un po' la gag, no? E poi appunto questa, quindi diciamo che veramente se la sta giocando in qualsiasi mezzo web possibile, e arricchisco la classifica andando così piano piano mettiamo un piede negli Stati Uniti. Vi consiglio una artista che anche passata per l'Italia è venuta a Locomotive e ha fatto un paio di concerti in altre parti d'Italia. Lei si chiama Lady Blackbird, ha una voce pazzesca, è tra l'altro americana, newyorkese e New York, Los Angeles, diciamo, sono le due coordinate della sua carriera. La cosa particolare è che tra i concerti che ha fatto in Italia ne ha fatti un paio, uno a Taranto e uno a Matera, con l'orchestra della Magna Grecia, diretta da Roberto Molinelli, che è un'altra di quelle realtà italiane incredibili, no? Che Che hanno salutiamo collaborato. Roberto Molinelli perché ho avuto anche il piacere di conoscerlo di persona, persona veramente Grande, squisita. grandissimo. No, per dire che queste qui sono realtà che comunque si stanno
si stanno affermando nella musica dal vivo e soprattutto hanno queste commissioni, no, con gli artisti pop che collaborano con appunto questa grande orchestra e quindi sono sempre concerti, hanno fatto concerto con Mahmood, con Chiara Civello, con adesso con tanti altri nomi che non mi ricordo, poi Roberto Molinelli ha anche fatto il maestro agli Extra Liscio quando hanno fatto il medley Rosamunda a Sanremo, quindi insomma tante collaborazioni molto diverse tra di loro. Però appunto lei è statunitense, Lady Blackbird è un genere veramente molto classico soul e questa cosa qua appunto ci dà l'assist per mettere un piede, anzi per metterli tutti e due a questo punto, perché superato il momento classifica è il momento appunto di dedicarci all'artista della settimana che è Miley Cyrus, signori. Miley Cyrus che appunto è al momento l'artista più ascoltata al mondo con una canzone che si chiama Flowers, una canzone che quando uscita ha fatto molto parlare di sé perché parla di quanto lei e di come si sia ripresa la sua vita dopo una separazione, dopo la casa andata a fuoco, dopo un periodo diciamo dove dentro c'era la pandemia, insomma tanta altra roba, ma questa è una narrativa devo dire molto comune a tanti artisti in questo periodo, no? Però ecco la cosa bella di questa canzone è che nella sua semplicità è veramente azzeccata perché è una canzone che sta piacendo a tutti perché riesce a essere un po' retro perché ha questo gancio un po' anni 80 e nello stesso tempo però è contemporanea, quindi è quella canzone che senza un grande sforzo e questo Dietro le è quinte parlavamo, no? Lei è del 92, no? Però ha esordito così talmente giovane che alla fine quanti anni è che è in pista? Ormai E 25 anni, 20 anni? 20... lei rappresenta quell'America che, ecco, è una cosa che in Italia non esiste, no? È difficile che in Italia, forse ce l'abbiamo avuto, o qualcuno, quegli enfant prodige, no? Che perché magari vengono da una famiglia dove, ad esempio, lei è figlia d'arte, perché suo papà, Billy Ray Cyrus, è una superstar della musica pop country statunitense. È una celebrità incredibile suo papà negli Stati Uniti. E Che tra suo l'altro, papà? non so se l'hai detto o mi sia sfuggito, oppure lo hai scritto anche nell'articolo, lei ha esordito come in una serie televisiva della Disney Channel, noi possiamo dire Anna Eh sì. Montana, quindi ha esordito nel 2006-2011, insomma, alla fine un Sì, lei esordio venne non da portata. poco. No, venne portata a fare un provino che all'inizio venne scartata perché doveva fare l'amica della protagonista, una cosa del genere. Però quando ti si chiude una porta, delle volte si apre un portone, perché anziché fare l'amica, dopo è diventata lei la protagonista. Beh, è entrata nella serie e l'ha praticamente trasformata all'età di 11 anni, praticamente ha debuttato. E oltre a recitare, aveva già cominciato a cantare. E come ti dicevo, è proprio l'emblema di quegli Stati Uniti che sono partiti dalla storia di Elvis, perché poi lei viene dal Tennessee, quindi la zona degli Stati Uniti, proprio la cittadina si chiama Franklin, però nel Tennessee, come si sa, c'è Memphis, no? Quindi è un po' la terra di Elvis Presley, no? Ed è proprio quella, è un esempio di quelle carriere che a noi personalmente fanno paura, perché pensare che figlia d'arte, sua mamma che è sempre stata la sua manager, no? Ci può venire in mente anche Michael Jackson, i Jackson 5. Gli Stati Uniti sono pieni di queste storie, di artisti di famiglia, no? Che fin da bambini sembrano dei predestinati. Il problema di questi artisti spesso, e abbiamo visto anche la brutta fine che fece Elvis Presley, abbiamo visto la storia molto complicata di Michael Jackson. Sono delle specie di prodotti di fabbrica, no? Cioè, vengono da dei contesti dove sembra che loro solo quello possano fare, no? E lei, devo dire, in questi anni, secondo me, invece, sta piano piano dimostrando di essere qualcosa di diverso rispetto a un prodotto di fabbrica, no? Perché lei ha avuto dei momenti di ribellione, sia artistica, ma anche personale. Agli ingranaggi dove stava dentro, perché lei, come tu dicevi, ha cominciato con il personaggio di Anna Montana e fino più o meno all'anno 2013 lei incarnava un po'
questo personaggio di questa America bianca tradizionale. E tra l'altro lei curava anche le colonne sonore, quindi non è rimasto solo legato a un personaggio televisivo. No, e poi soprattutto quelle colonne sonore lì hanno fatto i miliardi, cioè in quegli anni lì, soprattutto gli ultimi prima della grande trasformazione, le canzoni tratte appunto da Anna Montana hanno venduto una cosa spropositata, quindi lei comunque era dentro a questo personaggio che era molto connotato così, no? Di quell'America abbastanza conservatrice, abbastanza dentro quegli schemi lì che noi vediamo, no? Le casine fatte in una certa maniera. Poi cosa è successo? Lei lo ha deciso qualcun altro, non lo possiamo sapere fino in fondo. C'è stata questa svolta, diciamo, ribelle, sexy, insomma, nel 2013 è scoppiata questa bomba, no? Questa bomba dell'album che si chiamava Bangers e soprattutto di quella canzone che si chiamava Wrecking Ball, dove lei appunto era nuda su questo boccione, questa specie di liana, insomma c'è stato questo cambiamento. Che non credo che ci sia tra i videoclip che passano alle mie spalle un video del genere, la regia non so che cosa ha selezionato, ne parliamo sempre tutte le volte. Quindi va bene. Anche se lei comunque non ha mai risparmiato trasgressioni, soprattutto in quel periodo lì, ma anche in tempi abbastanza recenti. Però ecco, quando tu parti da Anna Montana e improvvisamente diventi così, è ovvio che i traumi per il pubblico e non solo sono dietro l'angolo. Infatti lei, dopo quel grande successo di Anna Montana, dopo quel altrettanto grande successo di quel disco lì, ha avuto però una crisi di identità, perché come tutti i cambiamenti traumatici hanno bisogno dopo di un assestamento, cioè tu ti devi creare un tuo pubblico che non sia solo di ragazzini, tu devi anche dimostrare a te stessa e agli altri qual è il tuo talento, perché noi che lei sia talentuosa noi lo sappiamo da sempre, perché lei ha cominciato a cantare veramente da ragazzina, ha dimostrato subito comunque di avere quel qualcosa, anche quella personalità. E quindi questi anni qua sono serviti a lei per formarsi proprio come artista e ha stupito tante persone, perché dopo quel successo lì non era facile poi calcare dei palchi insieme ad altri artisti e soprattutto fare delle cover come ha fatto negli ultimi anni, soprattutto nell'era della pandemia, quando tanti altri artisti si sono fermati. Lei devo dire che ha sfruttato questo periodo con delle esibizioni intanto incredibili, perché lei è stata prima della pandemia a fianco dei Metallica e ha cantato le loro canzoni e ha fatto delle esibizioni paurose, e da lì molti rockettari e molti, diciamo, che prima non la consideravano come artista, diciamo che hanno cominciato ad alzare le antenne, no? Poi ha cominciato con il Zeppelin, cioè... Non so se lo sai, ma nel 2013, nel periodico statunitense Maxim, l'ha posizionata al primo posto della propria Hot 100, no? Una lista delle 100 donne più sexy al mondo. Io lì ti faccio una domanda. Come riesce a emergere un carattere del genere? Perché noi qui vediamo anche personaggi come Madonna, come Lady Gaga imporsi in quel contesto lì. Si sgomita oppure si riesce ancora oggi a crearsi una sua giusta collocazione? Una propria giusta collocazione? Beh, io penso che soprattutto il contesto statunitense dia la possibilità, perché probabilmente è una cosa strutturale di industria discografica, di autori, ma anche di chi ti dà la possibilità di esprimerti, perché tutte queste artiste che hai nominato non sono solo interpreti e sono dei personaggi che giocano anche sulla trasgressione, ma però sono spesso anche autrici e produttrici di loro stesse. E questa una roba incredibile, perché quando una sa scrivere, sa cantare, cioè sa essere così a 360 gradi, la vediamo recitare, perché anche Lady Gaga veramente in tutti questi anni ha dimostrato quanto vale, nonostante sia partita anche lei. Che beh, ma il film di Brady Cooper credo che sia stato l'esordio per Lady Gaga, poi l'abbiamo vista in Lady Gucci, però insomma alla fine sì. Il primo film è stato...
credo che anche la stessa canzone, la colonna sonora, è stata, non mi ricordo da chi, è stata definita una delle più belle canzoni, scusami, del secolo, tra le prime canzoni più belle del secolo. E quindi lì c'è veramente tutto. Secondo me lì c'è sia il terreno fertile, sia chi sa investire su di te, sia tu, sia sicuramente questi artisti che hanno una stoffa e un talento incredibile. Secondo me ci sono tutte queste cose messe assieme e fanno sì che veramente anche da un momento all'altro, perché ripeto, il mondo musicale veramente basta sbagliare una cosa, basta sbagliare un disco e già sei in difficoltà, no? Ma questo perché, Io Fabio? Perché non c'è più la pazienza che ci avevano quando parliamo di 30 anni fa. Perché i big anche sbagliavano disco, però gli veniva concessa, no? sì, Questa possibilità. esatto. Perché comunque le case produttrici e discografiche sapevano che comunque nella lunga carriera di un artista ci capitava due o tre dischi che erano meno importanti rispetto a quello che lui sapeva dare, che poi alla fine si è ribaltato perché magari sono stati casi in cui gli stessi dischi non sono stati interessanti in quel momento Sì. lì storico, poi alla fine sono diventati dei cult a distanza di 20 anni, cioè la musica non ha delle regole ben precise Esatto, poi. ma la storia della musica è piena di grandi insuccessi sul momento che poi sono diventati delle pietre miliari della storia, perché Noi ogni l'abbiamo, lo volta, viviamo sempre con Sanremo, sì, Rabasco e Zucchero, ma per dire tanto. a ogni livello ci sono stati dei dischi, quando penso, non so, nella storia del rock ci sono degli esempi clamorosi, i Velvet Underground non se li era filati nessuno, oggi sono tra i progetti più influenti. Un disco degli anni 60 dei Velvet Underground adesso è considerato una pietra miliare, allora non vendette niente. Quindi bisogna abituare il pubblico e Miley Cyrus ha avuto questo periodo in cui ha fatto queste esibizioni e ha creato un grande dibattito perché in tanti si sono accorti delle sue qualità a 360 gradi. Nell'articolo invece parlo specificamente, come vedi oggi ho divagato perché voglio proprio che gli altri invece, chi No, mi sta anche perché se seguendo, dici legga tutto in l'articolo. trasmissione, poi chi se lo legge l'articolo? Quindi Appunto. diamo un po' di qua e un po' di là. Dai, informazione a E quindi 360 diciamo gradi. che, come leggerete nell'articolo, lei è esattamente in linea con quello che è il mercato, soprattutto quello americano, perché è quell'ambito in cui si trasgredisce, ma però si deve sempre mantenere una linea, diciamo, tradizionale. Quindi gli americani amano anche quel pop country, no? Che è abbastanza tradizionale, quindi nello stesso tempo devi essere un po' più, devi essere un po' tutte e due, ecco. Quindi questo è un po' quello che scrivo nell'articolo, che poi vedrete, perché appunto, come ho detto, Flowers sicuramente è la canzone forse dell'anno e che rimarrà. Questo disco ovviamente era nato sotto delle aspettative forse anche troppo alte e forse di questo disco forse qualche canzone rimarrà, però non è un disco eccezionale, però andatevi a leggere appunto questo articolo perché poi scorro, diciamo, nello specifico e vi do qualche particolare in più. Bene Fabio, come ci fai poi ormai da diversi anni con l'appuntamento tuo, con l'approfondimento tuo musicale? Fabio, ricorda i tuoi appuntamenti, a proposito di appuntamenti radiofonici, dove dai anche qualche dato, DAB, siti e quant'altro, perché ogni Beh, tanto ce l'ho va qua. ricordata sta cosa. Radiobutrio.it è il punto di riferimento su tutto, come i nostri social, Facebook Radio Budrio e anche naturalmente Instagram Radio Budrio Bologna. Io vi aspetto in diretta dalle 15 alle 17 al sabato per le nostre 2 ore di ricreazione. Poi nei social invece trovate tutte le rubriche che vanno durante la settimana, compresa questa. E quindi insomma, veramente seguiteci perché noi siamo qua per riempirvi di musica, va bene? Bene, seguite così anche il titolo.it con gli approfondimenti di Fabio, che verranno pubblicati in questi giorni, anche il titolo TV, i siti ce l'avete. Noi abbiamo tanti di quegli appuntamenti che facciamo anche in giro per Bologna con delle mostre su Andy Warhol o dei docufilm presentati dalla Motor Valley e quindi di conseguenza qualcosa la stiamo producendo anche noi. Quindi grazie ancora Fabio, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, buona musica e alla prossima!